Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio fare un book tag che ho visto sul canale di Martina, Ima in the Books. Mi è piaciuto tantissimo e quindi ho deciso di riproporlo anche sul mio canale. Il book tag si chiama Libri dalla A alla Z. Cominciamo! A, un autore con la A maiuscola, quello di cui hai letto più libri. Allora, sicuramente l'autore del quale ho letto più libri in assoluto è Ken Follett, il mio autore preferito. Ho iniziato tanti anni fa con Il terzo gemello, mi sono innamorata di lui con I pilastri della terra, o meglio, Mondo senza fine, e niente, quindi oggi è il mio autore preferito. Sto cercando di collezionare tutti i suoi libri, ne ho letti sicuramente, e li ho in libreria, più della metà di quelli che ha scritto, e quindi niente, è il mio autore del cuore. B, bevo responsabilmente mentre leggo. Allora, io nonostante la mia pagina, insomma il mio canale si chiami Un buon libro e una tazza di tè, non leggo sempre bevendo una tazza di tè, perché molto spesso leggo la sera prima di andare a letto. Però se bevo qualcosa mentre sto leggendo, allora sicuramente si tratta di tè. Oppure, prima di andare a letto, a volte mi capita di leggere nel letto bevendo una camomilla. C. Confesso di aver letto. Allora, in questo caso imito la risposta che ha dato anche Martina nel suo video, ovvero confesso di aver letto 3 metri sopra il cielo. Sono tanti libri che ovviamente durante la nostra vita abbiamo letto e che andando avanti con gli anni consideriamo quasi un affronto, no? Però in realtà, voglio dire, l'ho letto quando era il momento giusto, io ero nei primi anni delle superiori, quindi era una lettura super adatta alla mia età. L'ho adorato, ho visto il film centinaia di volte, è passato un periodo in cui lo guardavo tutte le sere, lo sapevo a memoria, quindi confesso che 3 metri sopra il cielo all'epoca mi ha veramente rubato il cuore. D. Dovrei smettere di... Allora, io in realtà non ho abitudini letterarie che, insomma, dovrei smettere. Sono abbastanza brava, non sono una compratrice compulsiva, quindi in libreria ho sempre un numero abbastanza limitato di libri che devo leggere. Non mi capita spesso di comprare libri che poi non mi piacciono, quindi insomma direi che sono abbastanza brava. E, e-reader o cartaceo? Cartaceo tutta la vita, io non ho un e-reader, quindi non leggo gli ebook. Mi è capitato una volta sola di portarmi in vacanza l'e-reader di mia sorella, ma non mi è piaciuto per niente. Sono abituata a viaggiare con una borsetta in più, oltre alla borsa normale, dove metto la colazione che faccio al lavoro, dove tengo l'agenda e così via, quindi non mi pesa portarmi anche un libro. Anche quando vado in vacanza, se devo portarmi 2 o 3 libri li porto, non importa se pesano un po' di più, però... non riesco assolutamente a leggere in ebook. F. Fangirl impenitente di... Non sono una fangirl di niente, non ho l'età per essere una fangirl. G. Genere preferito e che di solito non leggi. Allora, il mio genere preferito è il romanzo storico, quando è scritto nella maniera giusta, nel senso quando l'autore descrive il contesto storico con accuratezza, quindi qualcuno che ha studiato per scrivere quel libro. Il genere che non leggo mai è il fantasy e lo young adult. Sono dei generi che non leggo praticamente mai, per non dire mai. H. Ho atteso a lungo per... Allora, per questa domanda ci sono 2 libri che devo assolutamente nominare. Il primo è l'ultimo volume di Harry Potter, atteso con talmente tanta trepidazione che mi ricordo in quel periodo cominciò a girare su internet un PDF che doveva essere il libro, in inglese chiaramente, che quindi insomma c'era stato un po' un furto, no? Alla casa editrice, prima della pubblicazione era già uscito il PDF. Avevo iniziato a leggerlo, però poi mi ero resa conto che non era possibile una cosa del genere, infatti era un falso. Fatto sta comunque che ho letto il libro in inglese, ce l'ho ancora, eccolo qua il mio bellissimo libro in inglese, ed è stata forse anche la mia prima lettura di un libro intero in inglese, però non potevo aspettare l'uscita in italiano, che è avvenuta dopo un po' di tempo, e niente, quindi questo è il primo libro che ho atteso tantissimo. Altro libro che ho atteso, non è bellissimo da vedere perché non ho più la copertina, oltretutto è anche un po' sporchino, comunque è Breaking Down, l'ultimo volume di Twilight. Allora, anche questo, vabbè, letto durante le scuole superiori, ero innamorata di questa serie, non che dopo abbia proseguito con la mia fissazione per i vampiri, però questa serie l'ho proprio adorata, e appunto doveva uscire l'ultimo volume. Anche questo l'ho acquistato in inglese, ma in realtà il periodo intercorso tra l'uscita in inglese e quella in italiano era breve, e quindi ho aspettato poi alla fine quella in italiano e non ho mai letto la versione in inglese. Però ricordo insomma che io e un'altra ragazza eravamo veramente molto molto appassionate della serie, quindi alle scuole superiori, quando uscì il libro, insomma, lo portavo
portavamo a scuola questo bel tomone e insomma l'abbiamo letto insieme, quindi ero super emozionata. I, in lettura al momento. Allora, al momento sto leggendo due libri, ovviamente questo video lo sto registrando un po' prima della fine del mese e vorrei finirli entro la fine di settembre, ma non so se ce la farò. Il primo è Conversazioni con Dio, che vi avevo già fatto vedere, e il secondo è Sedi, non so come si possa pronunciare questo titolo, comunque anche questo è in lettura. L, luogo preferito per leggere. Allora, in realtà d'estate lo sapete qual è il mio luogo preferito, se avete visto i miei book vlog sapete che mi piace leggere nel dondolo, che è nel mio giardino, insomma fuori casa, e che appunto accompagna le mie letture d'estate. D'inverno leggo principalmente a letto, quindi a volte mi capita sul divano, ma se sono sul divano di solito il maritino sta guardando la televisione, quindi mi distraggo, quindi tendenzialmente leggo a letto prima di andare a dormire. M, miglior prequel di sempre. Non sono una gran lettrice di serie, quindi non ho letto nessun libro che avesse un prequel e quindi non potrei dire il migliore. Sicuramente sono in attesa del prequel dei Pilastri della Terra che Ken Follett sta scrivendo, o meglio ha appena finito di scrivere, e quindi insomma quello sarà un prequel che spero mi piacerà. Questo sicuramente. N, non vorrei mai leggere. Allora, non vorrei mai leggere un libro di una influencer o di una youtuber, sappiamo tutti perché. Non mi piace l'idea che c'è alla base della pubblicazione di questi libri, quindi non leggerò mai una delle Ellis o altre cose che non mi vengono in mente, perché tanto non li leggerò mai. Once More, un libro che hai riletto tante volte ma rileggeresti ancora. Io non rileggo quasi mai i libri, però l'unico che amo rileggere è Harry Potter. Non lo leggo tutti gli anni, però insomma in ogni caso ogni tot di tempo, ogni tot di anni mi viene voglia di rileggerlo e quindi mi rileggo tutta la saga. P, Perla nascosta, un libro che non ti aspettavi fosse tanto bello. Per questa risposta vi dico Gli amanti, Romeo e Giulietta in Afghanistan. Il sottotitolo mi aveva tratta in inganno, ero convinta si trattasse di una storia molto banale, invece è una storia vera di due persone realmente innamorate in Afghanistan, dove la politica e la religione ostacolano questa unione per dei motivi che a noi ovviamente sembrano, appaiono ridicoli, e quindi tutto il racconto è fatto da un giornalista che ha seguito in prima persona la loro storia. Mi è piaciuto molto e quindi mi ha sorpresa. Q, Questioni irrisolte, un libro che non sei riuscita a finire. Allora, in realtà sono tanti i libri che non sono riuscita a finire, semplicemente non mi sento in colpa, non sento nessun tipo di pressione, cioè se un libro non mi piace lo abbandono e basta. L'unico che forse mi ha un po' dispiaciuto è stato il terzo volume della saga Millennium, Uomini che odiano le donne per capirsi. Ho letto il primo in brevissimo tempo, il secondo ci ho messo un po' di più, il terzo l'ho iniziato due volte e non l'ho mai terminato. Mi dispiace aver interrotto quando ero così vicina alla fine, però non mi piaceva e non l'ho finito. R, rimpianti letterari, serie interrotte o libri perduti che non potrete finire di leggere. Per questa domanda ho una risposta molto particolare, nel senso che non leggo tanto le serie, quindi non mi è mai successo che una serie fosse interrotta nonostante a me, insomma, io avessi voglia di andare avanti, così come non ho mai perso un libro che stavo leggendo e che non ho potuto terminare. Però una cosa da dire ce l'ho, mi sono pentita di non aver preso prima questa serie, che una volta era composta da tre libri, Il Quidditch attraverso i secoli, Le fiabe di Beedelbardo, e c'era poi ovviamente Animali fantastici e Dove trovarli. Io ho acquistato questi due volumi quando ormai il fenomeno Animali fantastici stava praticamente entrando sulla cresta dell'onda, quindi avevano tolto dal commercio quel libro lì, il terzo libro di questa serie, perché poi ovviamente sono nati tutti quei libri legati al film, è nato un librone illustrato, quindi insomma si voleva che le persone si orientassero su altre edizioni più nuove. Mi è dispiaciuto perché se ci avessi pensato prima adesso avrei la trilogia tutta uguale, ecco, nella stessa edizione, che è molto molto carina. Invece ho soltanto i primi due e alla fine Animali fantastici Dove trovarli non l'ho mai preso. S, serie iniziate e mai finite. Queste ultime domande sono tutte legate alle serie, quindi vi dico che, vi ripeto anzi, che io non leggo praticamente mai le serie, però l'unica che ho in sospeso al momento, perché quando l'inizio poi vorrei portarle a termine non in 10 anni, ecco, cercare di farlo nel più breve tempo possibile, quindi una serie che ho in corso al momento è la serie dell'Ombra del Vento. Questo è il primo volume, l'ho letto, mi è piaciuto un sacco, di Zafon. Fortunatamente questa serie, che dovrebbe essere composta, se non erro, da 4 volumi,
ha delle storie che autoconclusive, quindi nonostante appunto i personaggi, se non ho capito male, siano gli stessi, in realtà poi insomma le avventure hanno una conclusione, quindi questo mi permette di leggerli un po' più lentamente. Comunque ho letto solo il primo, ho il secondo che è Il gioco dell'angelo. Io ho il quarto, che è Il labirinto degli spiriti. Questo mi è stato regalato dal maritino e quindi, essendo il quarto volume, lui non lo sapeva, ho recuperato anche gli altri. Quindi tre edizioni completamente diverse l'una dall'altra, come vedete, infatti un po' mi dispiace, però vabbè, ho queste e mi manca comunque un volume che a questo punto spero sia ancora diverso, così la collezione sarà più particolare. Tre dei tuoi antagonisti preferiti. Allora, in questo caso avevo già pensato a quale poteva essere la risposta a questa domanda e ne nominerò uno solo, perché di solito gli antagonisti non sono i miei preferiti, semplicemente. Di solito, anzi ovviamente, li detesto perché sono fatti un po' per essere quelli più odiati e poi non mi rimangono molto in mente, quindi direi che ce n'è uno solo, e il mio preferito in assoluto, che può essere un antagonista oppure no a seconda del momento in cui lo prendiamo in analisi, e questo è Piton. Se avete visto anche i miei vecchi video quando rileggevo Harry Potter, sapete che è effettivamente il mio personaggio buono cattivo preferito in assoluto. Un appuntamento con un personaggio di fantasia. Allora, in questo caso, se dovessi scegliere, se potessi scegliere con chi avere un appuntamento, questo sarebbe, quindi non un appuntamento romantico perché è una donna, Vian Rocher, la protagonista della serie di Chocolat di Joan Harris. Mi piacerebbe molto poter parlare con lei, chiederle il suo segreto nel suo rapporto con la vita e soprattutto la sua capacità, capire la sua capacità di provare empatia per le persone, ma allo stesso tempo riuscire a rimanere sempre fiduciosa nell'umanità, cosa che io a volte non ho, anzi molto spesso in questo periodo la sto proprio perdendo, la fiducia nell'umanità. Quindi probabilmente sarebbe il nostro argomento di conversazione durante questo appuntamento. Vorrei non aver letto. Allora, non ci sono libri in realtà che vorrei non aver letto. Forse potrei dire 50 sfumature di grigio, ma in realtà io l'ho letto sapendo a cosa andavo incontro, sapevo che non mi sarebbe piaciuto, mi sono fatta tante risate, ero solo curiosa, non ho mai proseguito nella serie, non ho mai visto un film né in televisione né al cinema e ho rivenduto quel libro, quindi insomma alla fine credo di aver ripagato il mio debito e non c'è niente di cui io mi penta. Zanna avvelenata, quel finale che proprio non vi è mai andato giù. Allora, tendenzialmente anche i finali che non mi piacciono, da una parte li capisco, perché è come mi viene da pensare che quell'autore ha creato i personaggi e solo lui conosce veramente il loro animo, le motivazioni intrinseche che stanno dietro alle loro scelte, e quindi se ha deciso di far comportare i personaggi in una certa maniera e arrivare a quel determinato finale, allora vuol dire che doveva andare così. Ecco, questo è quello che mi viene da pensare. Posso soltanto nominare il finale di Gone Girl, L'amore bugiardo, che mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, e poi il finale di Via col vento, che è un finale meraviglioso, forse un po' troppo aperto, e avrei avuto piacere di conoscere come l'autrice ha pensato di far andare avanti questa storia che mi aveva coinvolta così tanto. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente se avete voglia di riproporlo sui vostri canali, sui vostri blog, sul vostro Instagram, va bene tutto, taggatemi perché mi fa un sacco piacere leggere le vostre risposte, e se avete voglia rispondete qui sotto come fate spesso quando faccio i book tag, e io mi appassiono un sacco alle vostre risposte, quindi... grazie in anticipo se lo farete, e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!